Allora, ci troviamo a Pian della Fioba, esattamente nel sito di Centuragna. Questo è uno dei tantissimi siti nella zona che stiamo monitorando in queste settimane. È uno dei luoghi panoramici dove sono state incise delle coppelle e anche altri elementi. Qui abbiamo una grande vaschetta davanti a noi, più avanti c'è l'altro masso con una coppella che noi abbiamo riempito d'acqua per farle risaltare. E questi massi, come abbiamo già detto anche negli altri video, fanno parte probabilmente di un percorso particolare. E questi in particolar modo sono su sentieri e sono anche panoramici perché, come vediamo, alle nostre spalle ci sono le Alpi Apuane e quindi i massi guardano proprio verso le montagne. Sappiamo che la montagna è sempre stata ritenuta sacra, comunque c'era sempre una montagna di riferimento per quanto riguarda poi questi siti di incisioni. E questo di Centuragna è molto bello, è stato documentato chiaramente con articoli scritti in passato e fa parte appunto di un percorso, come abbiamo detto, particolare che riguarda appunto la zona della Valle del Trigido. Noi qui siamo immersi nella natura, nel bosco e prima di questo masso abbiamo trovato un'altra rupe con una grande coppella al centro, anche questa in posizione panoramica. Adesso noi continuiamo il giro verso l'Antona e andiamo a visitare un altro sito sempre sul sentiero e panoramico. Quindi il gruppo Pangea Project, come sempre, vi saluta dalla Valle del Frigido.